stiamo concludendo una giornata molto bella, almeno per me, dovendo girare tutto il mondo perché la nostra congregazione è molto estesa in 132 paesi del mondo, così che voi potete ben immaginare cosa significa per me passare da un contesto all'altro, da una situazione all'altra. E dunque vedere così una comunità educativo-pastorale, una comunità salesiana nel senso più largo del termine, che dal primo momento del mio arrivo mi ha accolto così bene, con le porte del cuore aperte, resto veramente molto molto commosso e molto riconoscente. E una delle cose che più belle che ho imparato è concludere la giornata con la buonanotte. Forse non tutti sanno come ha cominciato questa bellissima tradizione, secondo me una delle più belle del carisma salesiano. Don Bosco, che voleva tanto bene i ragazzi, che diceva: basta che voi siate giovani perché io vi ami assai. Lui che diceva: per voi sono disposto a dare la mia propria vita. Lui che diceva: per me il cielo senza voi non è cielo per me, ed stando immerso a voi io mi sento già nel cielo. Capita che quando cominciò la opera lì a Valdocco, che conoscete voi molto meglio di me, con quel cuore largo, tanto così aperto ai bisogni dei ragazzi, gli disse un giorno a mamma Margherita, dice: senti, questi ragazzi non hanno dove dormire, li dobbiamo accogliere qui da noi. E dice: mamma Margherita, siamo così poveri, non abbiamo nulla, questi sono proprio discoli, vedrai che ruberanno le poche cose che abbiamo. No, guarda, i ragazzi sono sempre buoni. Bene, allora li accolsero. Il giorno seguente, quando Don Bosco è andato a svegliarli, erano partiti, avevano rubato tutto, le poche cose che avevano, così che già immaginate, a mamma Margherita: ti avevo detto. Dice: mamma, i ragazzi sono buoni. Comunque la seguente volta che Don Bosco disse: mamma, dobbiamo accogliere questi ragazzi, dove vanno a dormire? Guarda che restano così, esposti a qualsiasi tipo di esperienza. Dice mamma Margherita: va bene, ma prima che vadano a dormire io dico una parola. Nessuno sa che cosa ha detto mamma Margherita. L'unica cosa è che il giorno seguente, quando Don Bosco è andato a svegliarli, stavano dormendo come angeli. Allora Don Bosco imparò in quel momento da mamma Margherita che la giornata la doveva concludere con la buonanotte. E così nacque questa bellissima tradizione, che è molto bella. Perché? Perché al solito viviamo con un ritmo incalzante nella vita, no? E arriviamo tutti nervosi, presi da tante cose, perché cominciamo la giornata con una agenda così fitta e la finiamo senza aver fatto tutto, a volte a disagio, e questo momento è molto bello. Voi non vedete, ma noi che stiamo da qui vi posso dire l'atmosfera che si crea di una famiglia. Don Bosco dice: è il momento di raccogliere la famiglia. Lo dico perché lo possono imparare i genitori. Dopo, invece di dare un buon pensiero, Don Bosco parlava di quanto aveva vissuto e insegnava loro a fare una lettura della vita da credenti, e li aiutava a mettere il cuore in pace. Che cosa vi dico? Prima di tutto, mi avete regalato un dono che porto con me,
questa offerta per il Rettore Maggiore, quest'anno noi abbiamo avuto una grande tragedia, che è la distruzione di tutte le nostre casse di Haiti. In 28 secondi, tutto quanto avevano costruito i salesiani in 75 anni crollò e rimase raso suolo. Quando sono andato, vi posso dire veramente come mi sono sentito. Quando ho visto, per esempio, la scuola dove sono morti 500 dei nostri ragazzi, no? Perché crollò tutto. E mi diceva un salesiano olandese che piangeva: che cosa abbiamo fatto? Che cosa abbiamo fatto in 75 anni? Perché guarda che cosa è accaduto. In 28 secondi tutto è stato distrutto. Bene, allora in quel momento ho detto: mi impegno a ricostruire l'Haiti. E stiamo in quello. Ho inviato prima di tutto salesiani, missionari, per aiutare loro, perché sapete in una sola delle opere quanti sfollati abbiamo? 15.000 persone. Sapete cosa significa dare ogni giorno al mattino colazione, pranzo, cena, aiutarli a superare la crisi, perché quelli hanno perso quanto avevano? È molto duro. I confratelli si alzano alle 4 del mattino e vanno a dormire a mezzanotte per poter curare 15.000 sfollati. Allora, questa offerta, come altre, vanno all'aiuto dei più bisognosi. Dicevo ai ragazzi che i miei confratelli dormono in una tenda piccolissima, lì dormono. La tenda è dura quando cominciano a arrivare le piogge e tutto si bagna e tu stai lì e ogni giorno, non un giorno nella vita. Ecco, la prima cosa. Oggi avete fatto un grande gesto di solidarietà. Nell'omelia dicevo che è questo che può cambiare l'Italia e può cambiare il mondo. E vi ringrazio per il cuore grande che il Signore vi ha dato e che voi sapete manifestare molto bene. Domani sapete quanti missionari invierò? Domani c'è una grande festa alla Basilica di Maria Auxiliatrice. Nel 1875 Don Bosco inviò la prima spedizione missionaria. Domani io invierò la 141esima spedizione missionaria. È bello o non è bello? Sono 45 salesiani e per prima volta, bello, oltre con fratelli dell'Europa, dell'America, dell'Asia, vengono i primi 5 missionari dell'Africa. Siamo arrivati in Africa 30 anni fa e già i primi che dicono: io do la vita per andare altrove. Allora sono molto lieto, perché è una giornata molto bella. Vuol dire che il Signore continua a suscitare nei giovani proposte generose di poter offrire la propria vita per gli altri. Io vi dico una testimonianza, la dovete guardare nel vostro cuore, perché questo non uscirà nei giornali. Uno di quei è un giovane salesiano degli Stati Uniti, appartenente a una famiglia benestante, figlio unico, e quando ho conosciuto lui ai genitori negli Stati Uniti, loro hanno adottato 13 figli, non adozione a distanza, adottato come figli, per cui non hanno un figlio, hanno 14. L'unico figlio proprio si fa salesiano e si fa missionario per andare in Cina. È bello o non è bello? Sapete perché vi racconto queste cose? Perché queste cose non vengono sui giornali. E diceva Don Bosco: il bene non lo si deve soltanto fare, lo si deve far conoscere. Si deve far sapere che c'è tanto bene
tante cose belle, tante cose vere che fanno più bella la nostra vita. E terzo, e concludo, oggi ci sono stati molti incontri, uno con tutti, uno con i bambini più piccolini, siamo andati dopo alla casa mamma Margherita, lì c'è stato tutto dopo l'incontro, c'è stato un incontro con i giovani che è stato molto bello, molto impegnativo, perché hanno posto al Rettor Maggiore delle domande veramente impegnative, e dopo c'è stata la celebrazione eucaristica, almeno 2000 persone eravamo qui, era una celebrazione incantevole. Resto affascinato di quanto ho visto, perché che a quest'ora, invece di stare vedendo la partita Inter contro Roma, e stare qui, e invece di stare vedendo la partita del Milan e stare qui, vuol dire che volete molto a Don Bosco, che volete molto bene al successore di Don Bosco, che volete molto bene ai miei fratelli. Perciò io vi dico grazie dal profondo del cuore, vi benedico, che il Signore benedica le vostre persone, le vostre famiglie, le vostre imprese. E vi faccio una promessa, non una minaccia, una promessa, ci tornerò. Adesso me la dice pure.